Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vedete dal sacchettino alle mie spalle, facciamo un bellissimo unboxing di Primark. Nel video precedente vi ho portato direttamente in negozio da Primark, vi ho fatto vedere un pochino l'allestimento interno, i prodotti, eccetera, eccetera. Se vi siete persi il video, andatevelo a sbirciare. E quindi partiamo perché sono curiosissima di provare con voi tutto quello che ho comprato e vederlo insieme a voi. Dai, allora, il budget vi avevo detto il video scorso sarebbe stato di 130 euro, ma in realtà ho barato di 10 euro, sarà 140, perché sono passata a ricambiare qualcosina che non mi stava o avevo bisogno della taglia più grande e ho sbirciato altre due cosine che ho comprato. Nel secondo giro ho comprato appunto questo cardigan arancione, eccolo qui. Super super colorato, ma devo dire che l'ho pensato con un look o totalmente nero o totalmente bianco. Questo è quel pezzetto che dà quel colore e quello sprint in più all'outfit. Poi è veramente morbidoso, perfetto, pratico, semplice. Prezzo pagato, piccolissimo, costava 14, scontato al 50%, ben 7 euro. Quindi benissimo, andiamo avanti. Spesco a casa random nella borsa quello che c'è. Vi faccio vedere il pigiamone, questo qui, che ha veramente non vedo l'ora di indossarlo. Non so se lo utilizzerò come pigiama, perché effettivamente non so se riesco a dormire con qualcosa di così caldo. Ammetto che prediligo magari il pigiama più leggero, magari questo lo utilizzerò per stare in casa. Sembra davvero iper iper morbidoso, ma adesso andiamo ad aprircelo insieme a vederlo. Ho preso una L perché la M non era più disponibile in negozio, ma comunque in casa voglio stare comoda, quindi non c'è problema, anche se resta un po' più morbido. Allora, c'è questo mega felpone qui, grigio, con queste venature qui sopra, che è un po' tigrato, diciamo. Bellissimo, e il suo pantalone morbido incordinato dietro ha l'elastichino appunto sotto, prezzo 11 euro. Cioè, abbiniamo sotto il pigiama ovviamente le ciabatte, queste ciabattone super pelose, super morbide, in questa texture, in questo colore cammello molto caldo. E sono un 38-39, ho preso queste qui, hanno anche la suola in gomma, soprattutto con il pelo mi tengono caldino al piede. Tra l'altro anche queste pagate pochissimo, non so se riesco a farvi vedere il prezzo in camera, sono 6 euro. Ok, Primark devo dire che è un super super low cost, si trovano veramente degli affaroni incredibili. Sono concentrata, devo dire, stavolta sull'abbigliamento, come avete magari visto dalle riprese. E questo è un abitino con questo quadrettone qui, questo check qui, molto largo, con questa fantasia, in questi colori. Bellissimo, un po' cowboy style. Ho dovuto osare prendere, diciamo, qualcosa di diverso da poter utilizzare. È veramente anche abbastanza lungo, arriva fino al ginocchio, poi lo vedrete meglio ovviamente nelle riprese dell'indosso. Tutto abbottonato ed è anche abbastanza caldo come tessuto, devo dire. Prezzo, ho preso una taglia 40. Questa qui, la 40 europea, avrei potuto sinceramente prendere anche una taglia in più per tenerlo un po' più oversize e chiuderlo con un cinturone, ma va bene, sappiatelo che comunque veste abbastanza strettino come taglio. Costo 16 euro. Ah, quest'altra cosina morbidosa, troppo bella, anche questa, un mega sciarpone. Come vedete dall'etichetta sopra, solo 7 euro, quindi veramente super super economica anche questa, veramente morbida, dei tessuti al tatto fatti bene, confortevoli. Devo dire che io Primark l'ho già utilizzato per l'abbigliamento da bambini e comunque è resistente come cotone, anche buono, resiste ai lavaggi. Cosa peschiamo? Ah, ok. Ho preso una tuta, quindi ho preso sia il pantalone che la felpa. Questo è stato il motivo del mio cambio, perché in realtà ho preso una S perché questa M mi sembrava veramente, veramente gigantesca. Veste un po' over addosso,
ma devo dire che comunque la S mi vestiva veramente troppo piccola, tipo leggings, quindi non sarebbe stata, diciamo, giusta per una tuta, ecco. Mi piaceva questo colore cammello molto intenso, quasi aranciato, molto molto autunnale, invernale, semplice, da tutti i giorni. La tuta, adesso vi faccio vedere anche il pezzo sopra. Sì, è proprio qua, ok. La sua felpa è questa, con il cappuccio e la cerniera. Questa qui, veste abbastanza morbida, non troppo over, se la volete leggermente più over prendete la taglia in più. Io per me ho preso la classica media che prendo di solito in tutti i negozi di abbigliamento. Allora, parliamo di prezzi, poi vi dico come l'ho pensata abbinata. Allora, 9 euro la felpa e il pantalone, lo so a memoria, 7 euro. Questo outfit l'ho pensato appunto abbinato sotto a un cappotto bianco, magari con uno stivaletto, una sneakers nera, lo sciarpone e veramente via, al mattino ci si veste velocemente. Dai, che cosa c'è qui all'interno ancora? Ah, ok, questi leggings neri che ho scoperto non piacciono a mio marito, ma comunque li ho presi lo stesso. A me piacciono, poi cambierà idea, insomma, non gli piacciono per la staffa che hanno sotto al piede. Devo dire che vestono bene perché la staffa rimane bella aderente. Appunto, sono dei leggings a costine e appunto con la staffa sotto, semplici, neri, vestono aderente. Vediamo se c'è. Sì, ok. C'è il maglione che ho pensato appunto di utilizzare sopra questi leggings, questo cardigan qui, che è veramente veramente carinissimo, con tutti questi toni neutri, dal beige al panna, il bottone grande, tone su tone in beige, veramente veramente morbidoso, caldo. Insomma, il salva outfit in inverno, quando non sapete cosa mettere, un cardigan o un maglione con qualsiasi pantalone e una camicia sotto vi salva l'outfit sempre. Infatti, io con il maglione e il leggings metterò una camicia bianca lunga sotto. Eccolo, è abbastanza ingombrante. È un vestito a maglione, questo qui. Girocollo in panna, ma è un po' screziato con del grigio all'interno. È veramente morbidone, oversize, la tendenza appunto che va ancora di moda quest'anno. Ha questo polsino qui con le costine che stringe appunto il fondo della manica. E che dire, iper morbido, anche questo è quel qualcosa che voi mettete con uno stivale alto, un cappotto, una sciarpa. Ancora qualcos'altro, sì, ok, queste calze, ho comprato anche queste tre paia di Collant con 40, da 40 denari, pensavo fossero più sottili, invece c'era scritto gigantesco, ma non ci avevo fatto caso, e queste appunto sono tre paia in black, in nero, ho preso una taglia M, queste qui poi le proveremo, vediamo se sono resistenti per 4,50 euro. Ecco qua, abbiamo ovviamente per 140 euro una seconda borsa da spacchettare. Cerchiamo di fare veloce, almeno non vi annoio. Ma qui c'è un pezzettino super wow, questo organizer per il make-up così. Adesso ve lo tolgo dalla confezione. Un organizer a forma di topolino, infatti è proprio a forma del viso di topolino. È rotante tra l'altro perché sotto c'è proprio la rotella per farlo ruotare, e l'ho trovato veramente veramente super super carino da mettere sul mobile che ho in camera da letto, per mettere appunto, non lo so, magari fondotinta, le basi, poi non so cosa ci metterò, se metterò dei rossetti, non lo so, poi magari ci facciamo uno shorts mentre lo riempio, vediamo. Oppure perché no, un video sui preferiti, make-up, fatemi sapere che cosa vi interessa di più fare. Costava 15 euro, scontato al 60%, 6 euro. 6 euro, un organizer così è veramente impossibile trovare, tranne che da Primark, dove l'abbiamo trovato appunto. Ok, lo lascio qua in bella vista. Allora, qui ci sono le cose per il bimbo grande, le t-shirt di Primark, super super colorate,
questa, con questa fantasia, con il Babbo Natale troppo carina, con il tema calcio. Prezzo delle t-shirt da bimbo, ragazzi, veramente non si trovano da nessuna parte. 3 euro, e il cotone è comunque bello resistente. Ve lo dicevo prima, io le uso un anno, poi vabbè, ovviamente si sbiadiscono leggermente, si usurano, ma ovviamente i bambini anche crescono, quindi non c'è bisogno, magari secondo me, almeno a mio parere, di investire tantissimo sul loro abbigliamento, almeno quando sono ancora in fase di crescita. Quando si possono avere delle cose magari carine come queste e non spendere, diciamo, un capitale. Poi magari si può spendere un capitale, se volete, per il giubbotto, per le scarpe. Secondo me si può anche non risparmiare, c'è bisogno di qualità, insomma. Poi questa versione sul blu ve le faccio vedere velocissimamente. Questa versione sul verde con lo skate, mi pare, sì. E comunque sempre tutte 3 euro. Questi che sono i pantaloni da tuta grigio melangiati, non andate troppo oltre con le taglie, perché Primark, soprattutto nel reparto bambino, veste grande. Il mio bimbo, che ha 10 anni, ma veste, gli compro 11-12 di Primark, perché lui non veste nulla di stretto. Qualsiasi cosa sia stretto, non lo mette, quindi Primark è perfetto per lui. 7 euro i pantaloni da tuta, ce n'erano in svariati colori, melanciato così scuro e poi tutti i colori classici, basici, tinta unita, rosso, blu, grigio, scuro, eccetera, eccetera. Poi, set di pantaloni e poi abbiamo finito, ho sbirciato qua dentro, non c'è più nulla. Ed è questo set di pantaloni, tra virgolette, un pochino più eleganti, insomma, tipo 5 tasche. Con però l'elastico sul davanti e appunto anche l'elastico per poterli stringere in vita, che non è un elastico finto. Niente, sotto ci potete fare il risvoltino perché appunto l'apertura è classica, larga. E scendono morbidi, fatti così, e uno è sul verde e uno uguale sul khaki. Così. Diciamo due colori molto neutri che potete abbinare, insomma, un po' su tutto, se volete fare anche l'outfit del vostro bimbo un pochino più tone su tone, un pochino più classico. Ok, questo è stato tutto il mio mega shopping da Primark. Sono stata contentissima di poter andare a Milano e di poter visitare di nuovo Primark. Speriamo prima di Natale di poterci tornare ancora, non vi prometto niente. È arrivato il momento di salutarci. Io vi aspetto in un prossimo video e vi ricordo di iscrivervi. Alla prossima! Ciao ciao!